Siamo arrivati, come sapete, all'ultimo nostro incontro dell'anno, dove leggeremo il canto 34 dell'Inferno. Prima di cominciare, volevo ringraziarvi dell'esagerato regalo che avete voluto farmi, che ho ricevuto oggi. Vi siete davvero impazziti, secondo me. Vi ringrazio tanto e vi prometto che nonostante mi avete resa parte di questa nuova gente, i subiti guadagni, cercherò di non montarmi la testa, di continuare a lavorare con umiltà. Grazie mille. Allora, facciamo come abbiamo fatto tutto quest'anno, strano che ci è toccato di vivere. Leggiamo tutto il canto di seguito, poi durante l'aspirazione mi fermerò un attimo più o meno a metà del canto affinché possiate fare le vostre domande, dopodiché riprenderemo e poi rileggeremo tutto. Vexilla regis prodeunt inferni verso di noi, farò dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisferio nostro annotta, par di lungi un mulin che il vento gira, vedermi parve un tal dificio allotta. Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non gli era altra grotta. Già era, e con paura il metto in metro, là dove l'ombre tutte erano coperte, e trasperien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra com'arco il volto al pier inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante che al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe restarmi, ecco dite, dicendo, ed ecco il loco ove conviene che di fortezza tarmi. Com'io divenni allor gelato e fioco, non vi mandar lettor, chi non lo scrivo, però che ogni parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Pensa oggi mai per te sei fior d'ingegno, qual io divenni d'uno ed altro privo. Lo imperador del doloroso regno, da mezzo il petto uscì a fuor della ghiaccia. E più con in gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quanto esser de quel tutto che a così fatta parte si confaccia. Se fussi bel, com'egli è ora brutto, e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben de da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa. L'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra eran due che si aggiugneano a questa sopresso il mezzo di ciascuna spalla e si aggiugneano al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vegnon di là onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan due grandadi, quanto si convenia tanto uccello, vele di mar non vidio mai cotali. Non avean penne, ma di vipistrello era lor modo, e quelle svolazzava sì che tre venti si movean dello. Quindi cocito tutto s'aggellava. Con sei occhi piangea, e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima lassù, che a maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri due che hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è bruto, vedi come si storce e non fa motto. E l'altro è Cassio che par sì membruto. Ma la notte risorge e oramai è da partire che tutto avem veduto. Come a lui piacque il collo gli avvinghiali, ed el prese di tempo e loco poste, e quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste.
livello in vello giù discese poscia tra il foltopelo e le gelate croste. Quando noi fummo là dove la poscia si volge appunto in sul grosso dell'anche, lo duca con fatica e con angoscia volse la testa ove egli avea le zanche e aggrappossi al pel com'om che sale, sicché in inferni credea tornar anche. Attienti ben che per cotali scale, disse il maestro ansando com'om lasso, conviensi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso e puose me in sull'orlo a sedere, appresso porse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero come io l'avea lasciato e vidili le gambe in su tenere. E sì, io divenni allor travagliato, la gente grossa in pensi che non vede qual è quel punto che io avea passato. Levati su, disse il maestro in piede, la via è lunga e il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio la veravam, ma natural burella che avea mal suolo e di lume disagio. Prima ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio, dissi io quando fu dritto, a trarmi d'erro un poco mi favela. Ov'è la viaggia? E questi com'è fitto, sì sottosopra? E come in sì pocora da sera mane ha fatto il sol tragitto. Ed elli a me, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora. Di là fosti cotanto quando io scesi. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi. E se or sotto l'emisferio giunto, che è contrapposto a quel che la gran secca coverchia e sotto il cui colmo consunto fu l'uom che nacque e visse senza pecca. Tu hai i piedi in su picciola spera che l'altra faccia fa della giudecca. Qui è da man quando di là è sera e questi che ne fe scala col pelo fitto è ancora siccome prim'era. Da questa parte cadde giù dal cielo. E la terra che pria di qua si sporse, per paura di lui fe il mal velo, e venne all'emisferio nostro, e forse per fuggir lui lasciò qui loco vuoto, quella che appar di qua, e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù, remoto tanto quanto la tomba si distende, che non per vista ma per suono è noto d'un ruscelletto che quivi discende per la buca d'un sasso che egli ha roso, col corso che egli avvolge poco pende. Lo duca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo. E senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tanto chi vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Allora, dobbiamo essere pronti ad affrontare proprio il centro del male, per poi, come avete appena sentito, tornare sulla superficie della terra e rivedere il cielo. Il canto si apre con un verso in latino e quindi con una grande solennità, che è un verso detto da Virgilio che annuncia appunto il prossimo arrivo di Lucifero. Vexilla regis prodeunt inferni, cioè si avvicinano le bandiere del re dell'inferno. Questo è una sorta di parodia che Virgilio sta facendo su un inno di uso liturgico insomma, nel rituale romano, che è un inno di Venanzio Fortunato che si usava nella celebrazione liturgica appunto del Venerdì Santo, solo che chiaramente sono le prime tre parole, quelle che appartengono all'inno, dove Regis chiaramente voleva dire Cristo, cioè il vero re,
mentre invece Dante aggiunge, mette in bocca di Virgilio questo inferni, questo genitivo dell'inferno che capovolge il senso dell'inno. E infatti è interessante che queste bandiere vengono verso di noi, dice Virgilio, mentre sono invece loro che si avvicineranno a queste bandiere. Allora, si avvicinano le bandiere, gli standardi del re dell'inferno verso di noi, perciò guarda davanti, disse il maestro mio, Virgilio chiaramente, se tu li discerni, cioè sforza lo sguardo per vedere se riesci ormai a scorgerlo. E allora Dante chiaramente segue l'indicazione di Virgilio, come quando una grossa nebbia spira o quando l'emisferio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, vedermi parve un tal difficio allotta. Allora, Dante vede come quando c'è una nebbia molto grossa o come quando la notte arriva nell'aria, che appare da lontano un mulino girato dal vento, quindi gli pare di vedere qualcosa di grande, di enorme, soprattutto di non umano, così mi sembrò di vedere un tale edificio, un tale congegno. Poi per lo vento mi restrinsi retro al duca mio, che non gli era altra grotta. Poi a causa del vento mi misi dietro a Virgilio, già che lì non c'era un altro modo di proteggersi dal vento. Vi ricordate che nel canto scorso Dante ha sentito, aveva detto che camminando sul ghiaccio, sul cucito ghiacciato, nonostante la sua pelle si fosse indurita come un callo e quindi relativamente insensibile al freddo, aveva comunque sentito un vento che l'aveva sorpreso e aveva domandato a Virgilio, qual è la causa di questo vento? Io pensavo che qui fossero spenti tutti i vapori. E Virgilio gli aveva detto molto brevemente: tra un po' vedrai con i tuoi occhi la causa di questo vento. E infatti Dante adesso prima vede qualcosa che da lontano, attraverso l'aria oscura dell'inferno, gli sembra un molino e quindi in qualche modo ci dà l'idea di qualcosa, insomma, che è in rapporto con il vento, ma poi vedremo che qui il rapporto è capovolto. E sente il vento così forte che ha bisogno di proteggersi con il suo maestro. Adesso infatti vedrà, no, la causa del vento. E al verso decimo, già era e con paura il metto in metro, là dove l'ombre tutte erano coperte trasperien come festuca in vetro. Allora ero già, e lo scrivo con paura, lo metto in verso con paura. Vedete che non a caso in quest'ultimo canto dell'Inferno Dante riprende più di una volta questo doppio punto di vista del pellegrino mentre faceva il viaggio e di lui come scrittore ormai tornato da esso che lo sta narrando, che avevamo notato fin dalle prime due terzine del primo canto dell'Inferno. No? Quando lui, dopo aver detto che si era trovato nel mezzo del cammin della sua vita in una selva, poi aveva esclamato: ahi, quanto a dir qual era, è forte e duro, va bene? Indicando subito che ogni tanto avrebbe commentato la difficoltà del narrare questo viaggio così, insomma, sconvolgente. Allora, anche qua dice che gli fa ancora paura scrivere la condizione di questi ultimissimi dannati che vede, perché è arrivato chiaramente all'ultima zona di cocito di questo nono cerchio,
dove tutte le anime sono coperte interamente dal ghiaccio, sono incorporate dentro il ghiaccio, mentre, come ricorderete, nelle altre parti di questo nono cerchio, Dante aveva potuto parlare con le anime perché fuoriuscivano con la testa dal ghiaccio, va bene? Questi invece sono del tutto coperti dal ghiaccio, perciò Dante non parlerà con nessuna di queste anime. Ecco perché la settimana scorsa dicevamo che il canto 33esimo è l'ultimo canto dove c'è una presenza umana dei peccatori. E questo paragone meraviglioso, come il suo solito Dante, facendo queste analogie con qualcosa di molto quotidiano, come pagliuzze dentro il vetro, no? Come quando il vetro ha, insomma, delle impurezze, che si vedono come piccole linee dentro. E quindi c'è è un paragone che suggerisce la mancata umanità di queste anime, vero? E qui al verso 13 inizia a descrivere le diverse posizioni che hanno le anime dentro il ghiaccio. Altre sono a giacere, cioè alcune sono sdraiate, diciamo, orizzontalmente, altre stanno erte, quindi in posizione verticale, quella col capo e quella con le piante, alcune in piedi, altre capovolte, altra con Marco il volto al piede inverte. Cioè altre del tutto, insomma, curve, facendo coincidere la testa con le gambe. Alcuni commentatori hanno cercato, diciamo, in questa divisione che qua brevemente propone Dante tra le diverse posizioni, hanno cercato di individuare diversi gradi di colpa o diversità anche qualitative tra questi traditori, ma Dante non ci dà molta informazione per fare questo salto, per cui rimarrà sempre, diciamo, il dubbio. Infatti lui come pellegrino non lo può sapere, quindi come scrittore non lo può trasmettere. Quindi sappiamo che siamo in una zona diversa. Noi abbiamo già visto negli altri canti che descrivono questo nono cerchio, la Caina, vi ricordate, i traditori contro i parenti? Abbiamo visto anche l'Antenora, i traditori politici, abbiamo visto anche i traditori degli ospiti, tra cui appunto questi personaggi di cui Dante ci dice che sono morti mentre in realtà girano nel mondo, mentre lui scrive e alcuni mentre i lettori leggono. Questa è una quarta zona di cui sapremo un po' più avanti che cosa caratterizza le anime che la popolano. Al verso 16. Quando noi fummo fatti tanto avante che al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse ferestarmi, ecco dite dicendo, ed è qui il loco ove conviene che di fortezza tarmi. Allora, una volta che noi siamo arrivati così avanti che a Virgilio sembrò opportuno mostrare a Dante Lucifero, non a caso, diciamo, alluso attraverso questa perifrasi, la creatura che ebbe il bel sembiante, quindi di tutte le creature, quella più bella. Allora Virgilio, in quel momento, dice Dante, mi si tolse da davanti. Vi ricordate che Dante sta camminando dietro, coperto, da Virgilio a causa del vento. E mi fece restare dicendo, ecco dite, questo altro nome di Satana, di Lucifero, cui abbiamo fatto cenno a proposito dell'ingresso nella città di Dite. Vi ricordate? Ed ecco questo luogo, il luogo dove è necessario che tu ti armi di forza, di fortezza. Anche questo riprende, ma in un modo chiaramente molto più intenso,
l'inizio del viaggio infernale, quando Virgilio aveva detto a Dante che ogni viltà doveva essere morta per intraprendere la strada infernale. Quindi in qualche modo sta dicendo, se hai visto delle cose orrende, quella che vedrai ora richiede veramente fortezza d'animo. E allora Dante fa un appello a noi lettori perché non riesce a dire quale fu il suo stato d'animo di fronte proprio al male più puro in origine, come appunto Satana. E quindi al verso 22, com'io divenne allor gelato e fioco, nol dimandar lettor chi non lo scrivo, però che ogni parlar sarebbe poco. Allora, come io diventai allora gelato e debole, senza forze, smagato, non domandarlo, lettore, già che io non lo scrivo, perché ogni parlare sarebbe insufficiente. Ecco che è tornato questo topico dell'ineffabile che avevamo, vi ricordate, osservato all'inizio del nono cerchio e di cui avevamo commentato che sembra di voler stabilire tra Lucifero e Dio una puntuale opposizione, perché infatti lungo tutto il paradiso Dante andrà progressivamente dichiarando la manchevolezza della sua lingua di fronte al divino e ovviamente di fronte a Dio stesso, questa ineffabilità arriverà al suo punto più alto. E come vedremo ora, infatti, Lucifero è fatto quasi parodicamente, in opposizione alle tre persone della Trinità. Allora, dopo aver detto a noi lettori di immaginarlo, cioè di collaborare nel accompagnare Dante nel suo stato d'animo indicibile, passa lui stesso a darci qualche aiuto. Al verso 25, io non morii e non rimasi vivo, cioè ero in una condizione tra la vita e la morte. Dalla paura, chiaramente. Penso, oggimai per te, sai fior d'ingegno, qual io divenni, d'uno e d'altro privo. Cioè, pensa ormai per te stesso, se hai un filo di intelligenza, come divenni io, che ero stato privato dalla visione di Lucifero della vita, ma non ero ancora morto. Quindi Dante in questo in questo stato indicibile, perché tra la vita e la morte non c'è un'altra condizione, non ci sono parole per descrivere come è diventato, dobbiamo immaginarlo noi. E ora il verso 28 comincia invece la descrizione di Lucifero. L'imperador del doloroso regno, dal mezzo il petto uscì a fuor della ghiaccia. Allora, intanto, la prima parola, diciamo, il primo sostantivo che Dante usa per descrivere positivamente Lucifero è imperatore, che è chiaramente diciamo, un uso parodico, nel senso che, come vedremo, Lucifero non ha alcunché di potere, eh? Ma vi ricordate che nel primo canto dell'Inferno Virgilio si era riferito a Dio come l'imperatore, no? Vi ricordate che quando aveva nel canto della selva avvertito Dante che lui non sarebbe stato ammesso nel paradiso, che un'anima più degna di lui l'avrebbe condotto lì, fin dal purgatorio, aveva detto già che l'imperatore che la surregna, cioè nel paradiso, non vuole che io vada nella sua città, con tutta una metafora imperiale, che era molto significativa appunto della prima comparsa del personaggio di Virgilio, chiaramente il poeta dell'impero, no? Il poeta dell'impero d'Augusto. In quel momento avevamo detto che, credo, avevamo detto che il rapporto tra l'empireo, che
la vera sede di Dio e dei beati è l'impero, non è solo etimologica, ma nella concezione di Dante l'impero, quello che lui chiama la monarchia universale, è appunto una istituzione che, modellata sull'unità divina, tende, insomma, a come obiettivo garantire le condizioni di pace, giustizia e libertà affinché l'uomo possa essere felice in questa vita come preparazione propedeutica per la felicità celeste. Ve lo ricordo perché ora vedremo i traditori dell'impero e quindi è bene ricordare quanto è importante questa istituzione per Dante. Quindi noi conosciamo già fin dall'inizio del libro la metafora dell'imperatore come Dio, e in questo caso si attribuisce a Lucifero la condizione di imperatore del doloroso regno, e la sua posizione è che usciva dalla ghiacciaia dal mezzo il petto. Questa ricorda un po' la posizione dei giganti, che però uscivano invece, vi ricordate, dall'ombelico, diciamo, in su, ma come ora vedremo, Lucifero è molto più gigante dei giganti. Al verso 31, scusate, 30, Dante poeta ci dà come primissima descrizione appunto la sua, sbalorditiva misura. E più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quanto esser de quel tutto che a così fatta parte si confaccia. Cioè dice, io, dice Dante, uomo piccolino quindi, sono più vicino in misura a un gigante di quanto i giganti non siano piccoli di fronte alle braccia di Lucifero. Va bene? Quindi questo dà, insomma, una misura spropositata. Calcola, dice a noi lettori, calcola lettore per te stesso quanto deve essere il tutto, cioè quanto grande tutto Lucifero proporzionato a questa parte che io ti sto dicendo, che è il braccio. E dopo aver parlato della misura, al verso 34 parla del peccato di Lucifero. Se il fussi bel com'egli è ora brutto e contro il suo fattore alzò le ciglia, ben de da lui procedere ogni lutto. Allora, se egli fu così bello come ora è brutto, e si ribellò con superbia contro Dio, il suo fattore, cioè lo stesso che gli aveva dato questa grande bellezza, è giusto che da lui proceda ogni lutto, che lui sia stato il fondatore del male nell'universo. Quindi vedete che qui è interessante, e in qualche modo è una spia della definizione che arriverà indirettamente comunque dopo sulla caratteristica di questi ultimi peccatori, di quest'ultima zona di Cocito, che diciamo Dante quello che ci vuole dire in primo luogo è che è bruttissimo Lucifero, e per dirlo dice: se fu così bello come ora è brutto, e tuttavia si ribellò contro quello che l'aveva fatto così bello, beh, è giusto che ogni male derivi da lui. Va bene? Questo è il ragionamento di Dante. Ma è interessante come qui si ricordi molto sinteticamente sia il tradimento che la superbia, alzò le ciglia, cioè osò alzarsi contro quello davanti al quale bisogna con umiltà chinare il capo, ma anche, e questo è importantissimo di quest'ultima zona dell'inferno, l'ingratitudine, perché il gesto di Lucifero consiste nel non ringraziare Dio di averlo reso, di averlo creato come creatura più bella di tutti,
di supporre follemente che il suo essere era indipendente dall'essere di Dio e quindi voler raggiungere appunto l'entità divina, voler diventare Dio lui stesso. Va bene? Allora, al verso 37 vediamo che cosa è diventato dopo aver voluto essere Dio, perché il suo contrappasso chiaramente è particolare, come succede con ogni mostro dell'inferno, con ogni personaggio che ha una vicenda particolarmente pregnante. Vedremo che in qualche modo è come se Dio avesse dato a Lucifero la punizione particolare di una ribellione ineguagliabile. Allora, al verso 37, oh quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa. Allora, quanto mi meravigliai, vi ricordate come al solito Dante usa questo termine meraviglia per riferirsi a qualcosa di miracoloso, di trascendente, quando io vidi che nella sua testa lui aveva tre facce. Chiaramente qua Lucifero comincia proprio a proporsi come, vi dicevo prima, l'antidio in ogni sua persona. Vi ricordate che anche questo è una ripresa in qualche modo dell'inizio dell'inferno, perché era la stessa porta dell'inferno che aveva dichiarato: fecemi la divina potestate, la somma sapienza, il primo amore, no? E quindi mi fece, dice l'inferno in prima persona, la Trinità nelle sue tre persone, la sapienza, la potenza e l'amore. E ora vedremo queste tre facce invece antitetiche di Lucifero. Verso 39. L'una dinanzi e quella era vermiglia, cioè quella che guardava davanti era rossa. E qui i commentatori antichi, diciamo, non sono del tutto d'accordo. Io prendo adesso per trasmettere a voi, diciamo, l'interpretazione più accettata. Questa faccia rossa, secondo la maggior parte dei commentatori antichi, è l'impotenza e quindi si oppone appunto alla potestà divina. L'altra erano due che si aggiugnevano a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e si aggiugnevano al loco della cresta, cioè le altre due facce, che erano come messe a triangolo sulla faccia di Lucifero, sull'enorme faccia di Lucifero, si univano a questa nel mezzo delle spalle, quindi dove nasce la nuca, e poi si riunivano sopra nel luogo della cresta, la parte superiore della testa. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vegnon di l'on del Nilo s'avvalla. Cioè la destra, secondo la maggior parte degli interpreti, è l'odio, quella gialla, che si oppone chiaramente all'amore. E la sinistra era nera come gli abitanti che abitano nella valle del Nilo, e che significherebbe simbolicamente l'ignoranza, che chiaramente si oppone alla sapienza divina. Vi state immaginando il mostro orrendo, vero? Sotto ciascuna uscivan due grandali, quanto si convenia tanto uccello. Vele di mar, novi Dio, podali. Allora, sotto ogni testa, ogni faccia, uscivano due grandi ali, quindi sono sei le ali di Lucifero, grandi quanto era proporzionato a un uccello così enorme. Io non vidi mai vele di mare così grandi. Questo, diciamo, questo fatto che Lucifero abbia le ali, in qualche modo ricorda eternamente la sua condizione di angelo, che per pochissimo tempo, di cui godette per pochissimo tempo, vero?
Quindi anche qui vediamo una sorta di parodia dell'angelo bellissimo che Lucifero fu. Al verso 49 non avevano penne, ma di pipistrello era loro modo, quindi non aveva piume, le ali non avevano piume, ma erano ali come di pipistrello e quelle svolazzava sì che tre venti si movean da ello. E muoveva chiaramente con impotenza perché è ficcato nel ghiaccio e non può volare, vero? Ma il movimento continuo delle ali faceva uscire tre venti. Quindi di nuovo si riprende questa cosa dei venti, cui si era accennato attraverso l'idea del mulino e che insomma Dante aveva sentito prima. Quindi cocito tutto s'agelava, cioè qui veniamo a sapere perché. Questo fiume infernale che vi ricordate fin dal 14° canto dell'Inferno, sappiamo che in realtà, anche se Dante lo vede come diversi fiumi nella sua visione frammentaria del regno del male, dalla spiegazione che Virgilio ha dato a Dante, sappiamo che questi fiumi sono in realtà uno solo che nasce dal pianto di tutta l'umanità rappresentata da questo veglio di Creta. Il fatto che sia di ghiaccio nel fondo dell'inferno, ora veniamo a sapere che è causato dal freddo di questo vento delle ali di Lucifero. Quindi questo ghiaccio che, come dicevamo qualche settimana fa, è un'innovazione di Dante per quel che riguarda la tradizione dell'immaginario dell'inferno, di solito più legata al fuoco, e che probabilmente Dante ha scelto come elemento opposto al caldo d'amore, della carità che invece caratterizza il paradiso, questo freddo che abbiamo notato anche nella freddezza delle anime, deriva appunto dal movimento impotente delle ali di Lucifero, da cui, come appena detto Dante, deriva ogni lutto. E al verso 53. Con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa barba. Ecco che lo si vede. L'abbiamo visto brutto, l'abbiamo visto enorme, ora lo vediamo nella sua sofferenza. Piangeva con i sei occhi delle sue tre facce e gocciolava nei tre menti. Pianto e bava mescolata col sangue. E uno si domanda: sangue perché è ferito Lucifero? No, adesso vediamo che è sangue altrui quella che macchia la sua saliva. Verso 55. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sicché tre ne facea così dolenti. Cioè, con ognuna delle sue tre bocche masticava, fratturando un peccatore come una maciulla che va distruggendo, in modo che faceva così dolenti tre dannati. Ecco che vediamo qui che Lucifero non solo non è un imperatore, è addirittura una sorta di strumento passivo della giustizia divina. Perché non solo soffre lì lui come anima dannata, ma lui è al servizio in qualche modo della giustizia divina perché punisce, masticando, i tre peggiori traditori della storia dell'umanità. Ora li vedremo. Al verso 58, a quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Allora, quello che era davanti, il fatto di essere morso non era niente in confronto con il graffiare, quindi Lucifero lo graffiava anche in modo che lo squagliava, cioè gli toglieva proprio la pelle dalla carne. Quindi chiaramente questo dei tre personaggi che insomma che
mastica Lucifero per l'eternità, questo è chiaramente il più grave dei tre, perché a lui, nel suo caso, non solo, come ora vedremo, lui ha la testa dentro la bocca di Lucifero e gli appendono le gambe, mentre gli altri sono capovolti, ma ha anche quest'altra funzione del graffiare. E quindi Virgilio al verso 61 dice a Dante: «Quell'anima lassù che ha maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena». Allora, l'anima che chiaramente soffre di più di queste tre, disse Virgilio a Dante, è Giuda Scariota, che ha dentro la testa e mena, cioè scuote le gambe fuori. Beh, questo è molto interessante. Intanto Giuda lo sappiamo tutti chi è appunto il traditore di Cristo, dall'accostamento tra Giuda Scariotto e gli altri due personaggi che ora vedremo, capiamo che Cristo qua è nelle tante valenze che ha, è probabilmente preso come il grande benefattore dell'umanità. E quindi Giuda, il cui gesto è anche di ingratitudine, come quello di Lucifero, è chiaramente il traditore peggiore di tutta la storia dell'umanità, perché ha ucciso l'uomo che più fece per l'umanità, che è Dio stesso, del resto. Poi sul peccato di Giuda, vabbè, torneremo a parlare, in Purgatorio, in Paradiso, perché è un, diciamo, una storia talmente importante che teologicamente verrà ripresa nelle altre due cantiche. E poi notiamo che questo fatto che lui abbia la testa nascosta in qualche modo e scuota le gambe è una posizione che probabilmente vi ricorda la condizione dei simoniaci, questi dannati della terza bolgia dell'ottavo cerchio, che diciamo la cui colpa consistette nel commerciare con i beni spirituali della Chiesa, e di cui vi ricordate, avevamo commentato quando abbiamo letto quel canto, che hanno una particolarità, e cioè la loro condizione individuale si va modificando lungo l'eternità, man mano che, almeno diciamo, in questo foro dove ci sono i papi, dove Dante parla con Niccolò III, vi ricordate questa scena in cui Niccolò confonde Dante con Bonifacio VIII? E allora fa una profezia attraverso la quale veniamo a sapere che ogni volta che un nuovo papa va a finire in questo stesso foro della terza bolgia, i papi che lo precedono vanno sempre più giù e più ristretti nella pietra. E quando abbiamo letto i versi che corrispondono a questo che vi sto adesso parafrasando io, vi avevo detto che era stato osservato che in questo modo i simoniaci si avvicinano sempre di più al posto dove c'è Giuda. E Giuda è infatti il primo simoniaco, perché lui vendette, come sapete, Cristo per 30 denari. E quindi è stato il primo a commerciare con un grande bene spirituale. Gli altri due, verso 64, degli altri due che hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è Bruto. Vedi come si storce, non fa motto. E l'altro è Cassio, che par sì membruto. Allora, gli altri due che hanno la testa giù, e quindi chiaramente sono masticati dalle gambe o dai piedi, quello che pende e che ha un ceffo nero è Bruto, chiaramente Marco Giulio Brutto, il traditore di Cesare, e l'altro è Cassio, Gaio Cassio Longino, che lo aiutò nella vicenda, e il fatto che condividano praticamente la pena con Giuda
ci riporta a questo ideale politico di Dante, cui abbiamo fatto un breve cenno prima, secondo cui dopo la caduta, diciamo, dopo il peccato originale di Eva e Adamo, l'umanità era talmente fragile nella sua condizione che ebbe bisogno di due guide e Dio inviò al mondo l'imperatore come guida verso la felicità in questo mondo e il papa come guida verso la città celeste, verso la felicità invece eterna. E quindi chiaramente qui ci sono i traditori dei benefattori, cioè di queste persone che fanno un bene, che sono venute al mondo a fare un bene. Quindi è probabile che quelle anime che Dante ha visto sotto il ghiaccio, con le quali non ha potuto parlare e quindi non ha potuto, diciamo, avere notizie certe, ma la critica li ha sempre individuati appunto come traditori dei benefattori, guidati da questi versi, cioè dall'atteggiamento di Lucifero stesso e di Bruto, Cassio e Giuda. Il fatto che di tutti e tre Giuda sia quello che soffre di più è chiaramente indicativo che la sua colpa è più grave di quella degli uccisori di Cesare. Non perché Dante pensi, come pensavano alcuni altri del suo periodo, che l'imperatore aveva un'autorità che era sottomessa a quella del Papa, perché per Dante, ripeto, entrambi derivano la loro autorità da Dio, direttamente, ma perché la felicità celeste, che è appunto obiettivo del papato, è chiaramente superiore alla felicità in questo mondo, che è obiettivo dell'imperatore. Io adesso sto dando per scontato una cosa che in realtà non è storica, chi di voi conosce la storia di Roma sa che Giulio Cesare non fu in realtà imperatore, ma Dante considera appunto che questo, avremo modo di parlarne, insomma, nel Paradiso, che questo gesto di Cesare di attraversare il Rubicone è appunto un fatto provvidenziale che affermerà la monarchia universale per la prima volta, di cui chiaramente il massimo esponente sarà poi Augusto, che dopo le guerre civili porterà Roma alla pace. Bene? Allora, dopo aver presentato questi esseri spregevoli, Virgilio al verso 68 dice a Dante: "Ma la notte risorge, e oramai è da partire, che tutto avem veduto." Allora, ma la notte risorge, cioè si sta avvicinando la sera, è un tramonto chiaramente nel mondo, no? Loro sono sempre al buio, ma sono nell'emisfero nord. E quindi il fatto che Virgilio dia questa precisazione qua, che sarà narrativamente, diciamo, fruttifera qualche verso dopo, ci dà anche l'indicazione che nel viaggio infernale, da quando sono entrati nell'inferno Dante e Virgilio, sono passati 24 ore, perché vi ricordate che loro erano entrati nel tramonto del Venerdì Santo, quindi è il tramonto del Sabato Santo. Va bene? Quindi tutte le volte che Virgilio aveva un po' messo fretta a Dante dicendogli: "Dai, dobbiamo andare, guarda che mancano molte miglia da percorrere, il tempo che ci è stato assegnato non è tanto." Va bene, qui si sa che il tempo assegnato per il viaggio infernale è appunto di 24 ore. E quindi gli dice: "Ormai è da allontanarsene, cioè da andare via dall'inferno, già che abbiamo visto tutto." Bellissima notizia per Dante e per noi, perché veramente più male non so se potevamo sopportare, vero? Allora, visto che il resto del canto
narra come uscirono dall'inferno. Direi di fare la pausa ora. Se volete potete fare le domande direttamente qui oralmente, oppure se qualcuno preferisce le può mandare nella chat. Intanto, mentre voi pensate, vedo che ci sono diversi messaggi. Qualcuno mi ringrazia, grazie a voi. Grazie, grazie dei bellissimi commenti, ragazzi. Io, come dico sempre, siccome ho questa fortuna di dedicarmi a Dante da tanti anni, dico sempre, la vostra gratitudine la date a me, ma in realtà la merita Dante, no? Io, se avrò modo di parlarci, gliela trasmetterò, va bene? Ma è a lui che dobbiamo ringraziare, è lui che dobbiamo ringraziare. Grazie, grazie di tutti i commenti. Mi fate qualche domanda, per favore, invece di elogiarmi Io così tanto, che arrossisco? Sì. entiendo que la sala con la cual baten son de murciélago, porque son una ironía sobre las alas de los ángeles, ¿no? Son otra cosa, ¿entiendo esto? Certo, è come una parodia delle Parodia. bellissime ali degli angeli, in ricordo, diciamo, per lui, immagino, di quello che fu, perché come abbiamo detto anche la settimana scorsa, va bene che questo Lucifero sembra di essere diventato un imbecille, no? Non lo immaginiamo riflettendo, perché appunto l'ignoranza è una delle sue caratteristiche che appunto si oppongono alla sapienza divina. Però diciamo che abbiamo osservato, a proposito di tutti i dannati, che il fatto di ricordare chi si era è un'aggiunta alla pena, no? E quindi il fatto che lui abbia queste ali orrende da pipistrello ricorda per opposizione le bellissime ali di angelo che ebbe per pochissimo tempo, secondo la Genesi, no? Grazie. Prego. E qualcuno non ha capito quello della sanguinosa bava? Ah, ecco, sì, non l'ho ripreso poi. Effettivamente, vedete come Dante, no? Che lancia delle cose che poi uno scopre magari anni dopo. Perché sangue? Ah, ecco, perché si sta masticando la testa di Giuda e i piedi degli altri, e quindi evidentemente è il sangue di questi tre traditori, no? Quello che lui va gocciolando, non è sangue proprio. Altre domande? Bene, allora andiamo avanti se siete d'accordo. Al verso 70. Virgilio A, vi ricordate, appena annunciato a Dante che hanno visto tutto e che quindi è ormai ora di andare via. Sono passate le 24 ore assegnate al viaggio infernale. E al verso 70. Come a lui piacque, il collo gli avvinghiai, ed el prese di tempo i loco poste, e quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste, di vello in vello giù discese poscia tra il folto pelo e le gelate croste. Allora Virgilio evidentemente indicò Dante di afferrarsi al suo collo, quindi Dante diciamo, si abbraccia al collo di Virgilio. E Virgilio aspetta che ci sia un momento propizio, coglie questo momento e quando le ali, che sta sempre solazzando Lucifero, furono molto aperti, si prese dalle costole vellutate, cioè piene di peli di Lucifero. Che chiaramente, se Lucifero è enorme, possiamo immaginare che sono come tronchi d'albero i peli, va bene? E quindi così Virgilio, diciamo, afferrato, aggrappandosi ai peli di Lucifero e Dante abbracciato al collo del maestro, di pelo in pelo cominciano a scendere tra
appunto questo pelo denso e le croste di ghiaccio. Pensate che questo Lucifero voleva essere Dio, voleva salire, innalzarsi come Dio ed è diventato una scala affinché Dante e Virgilio scendano. Cioè, qual è proprio il contrappasso della umiliazione? Verso 76. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto in sul grosso dell'anche, quindi quando noi arrivammo dove arriva la testa del femore, diciamo, e la coscia si volge, no? Sul grosso dell'anche, lo duca con fatica e con angoscia volse la testa dove gli aveva le zanche, quindi Virgilio con fatica e angoscia, quindi ansimante, mise la testa dove aveva le gambe e aggrappossi al pelco mom che sale, sicché in infermi credé a tornare anche. Cioè, e si aggrappò al pelo e cominciò a salire, prima stava scendendo, in modo che a me è sembrato di star tornando in inferno, perché dall'inizio del viaggio loro stanno scendendo, vero? Adesso vedremo che cosa è successo. Al verso 82, attenti ben, che per cotali scale, disse il maestro, ansando come un lasso, conviensi di partire da tanto male. Cioè, prenditi bene a me che attraverso scale di questo tipo, cioè queste scale fatte dal pelo del Lucifero, disse il maestro, ansimando come uomo stanco, è necessario allontanarci da tanto male. Quindi Virgilio sta in qualche modo avvertendo Dante che manca ancora per uscire dall'inferno. E chiaramente il fatto che lui stesso abbia provato fatica e angoscia a capovolgersi e che dia questa indicazione a Dante ha molto probabilmente un significato simbolico, e cioè quanto è difficile nel posto di più vicinanza con il male allontanarsene. Quindi questo capovolgimento che è fisico, come ora vedremo, in realtà è una conversione. Perciò è così importante e il Dante scrittore sottolinea questo momento anche attraverso questa strategia che ora vedremo, nella quale il Dante personaggio non ha capito dov'è, che cosa è successo, perché adesso sta salendo se prima scendeva, e la spiegazione di Virgilio dà l'idea dell'importanza cruciale proprio di questo momento del viaggio. Allora, il verso 85, dopo che Virgilio ha detto a Dante, è necessario che usiamo scale di questo tipo per uscire dall'inferno. Poi uscì fuor per lo foro di un sasso e pose me sull'orlo a sedere. Cioè Virgilio ha Dante in braccia, no? Allora uscì attraverso un buco di un sasso, di una pietra, e mi pose a sedere, ha preso forse a me l'accorto passo e dopo si avvicinò a me, cioè ormai liberatosi dalla carica di Dante, si avvicinò velocemente a Dante che è seduto sul bordo di una grotta di pietra. E qui è che Dante si confonde. Allora, il verso 88, io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero come io l'avevo lasciata, l'avevo lasciato e vidi le gambe in su tenere. Cioè, io alzai gli occhi una volta che ero seduto e credevo che avrei visto Lucifero nella stessa posizione in cui l'avevo lasciato prima, cioè in piedi con la testa verso l'alto rispetto alla visione di Dante, le gambe sotto il ghiaccio. Ma invece lo vidi capovolto, con la testa verso il basso e le gambe in su. E Dante di nuovo condivide con noi questa sua, insomma, sorpresa al verso 91,
E se io divenni allora travagliato, la gente grossa pensi che non vede qual è quel punto che io aveva passato. Cioè, se io, è sottinteso che sono un uomo colto, insomma, che ho letto dei libri, conosco la scienza, divenni allora travagliato, cioè ebbi dei problemi a capire che cosa era successo. Figuriamoci la gente ignorante che non conosce quel punto che io avevo appena sorpassato, che chiaramente, come voi state intuendo, è il centro di gravità. Allora, al verso 94, Virgilio, levati su, disse il maestro in piede, la via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Cioè, alzati, e perché Dante sta ancora sedendo, dopo che Virgilio l'ha appoggiato lì, mettiti in piedi. La strada è lunga e il cammino è disagevole e il sole sta già tornando a mezza terza. Cioè mezza terza sarebbero le 7:30 del mattino, no? Perché è tra le 6 e le 9. Noi sapevamo da poco, e Dante anche perché Virgilio gliel'aveva ricordato, che stava tramontando. E ora, subito dopo, Virgilio gli dice: guarda che sono già le 7 del mattino, quindi affrettati. Il povero Dante è travagliato, vorrebbe, insomma, domandare al maestro, e il maestro lo sa, come tutti noi sappiamo, Virgilio legge perfettamente nella mente di Dante senza che Dante abbia bisogno di parlare, ma evidentemente ha deciso che è più formativo che Dante si metta in moto, cioè si allontani fisicamente e chiaramente con l'animo dall'inferno e non si metta a riflettere su questo stando fermo. Allora, al verso 97, non era camminata di palagio la veravam, ma natural burella che aveva malsuolo e di lume disagio. Allora dice con un po' di ironia Dante: non era proprio uno stradone comodo là dove eravamo, ma era un corridoio sotterraneo, una natural burella che aveva il suolo difficile e poca luce. E quindi, una volta che sono in movimento, questa è una cosa che Dante ormai ha imparato da Virgilio lungo tutto il viaggio infernale. Dante ora si vuole domandare. Verso 100. Prima ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio, dissi io quando io fui dritto, a trarmi der un poco mi favella. Cioè, prima che io mi separi dall'abisso, dice Dante a Virgilio, maestro mio, mi dissi quando ero già in piedi. Quindi Dante non disubbidisce, ha capito che non bisogna sedersi. Questo è importante, perché vi ricordate che il Dante che si era perso nella selva, non appena vide il monte illuminato dal sole, dice: poiché vi riposato un poco il corpo lasso, e quindi si era messo a riposare dopo la notte che aveva passato così angosciosamente nella selva, prima di intraprendere la salita del monte che simboleggia la felicità, e infatti questo diciamo lasso a fine verso rima con quel basso del famosissimo verso sicché il pie fermo sempre era il più basso, che avevamo analizzato appunto simbolicamente come questa condizione ancora immatura di Dante, che lo lega ancora fortemente al mondo del male, al mondo materiale. E quindi questo mancato riposo che Virgilio ha appena indicato a Dante, vedremo che viene ripreso addirittura alla fine dell'inferno. Allora, prima, dice Dante, che è già in piedi, no? Prima che io mi separi da questo male, maestro mio, parlami un poco, cioè mi favella, a trarmi derro, cioè a portarmi via dall'errore. E Dante domanda tre cose che l'hanno stupito.
Ove la ghiaccia? Cioè, dove il ghiaccio di Cocito? Perché loro sono già, insomma, in una grotta di pietra, no? E questi, cioè che è Lucifero, come è fitto sì sottosopra? Cioè, come mai si è capovolto rispetto a come l'avevo visto prima? E la terza cosa, e come in si poco ora da Seramane ha fatto il sol tragitto, e come il sole ha fatto tutto il tragitto che va dal tramonto all'alba in così poco tempo. Prima mi avevi detto che stava arrivando la notte, ora mi dici che sta arrivando il mattino? Che è successo? Allora qui Virgilio si rivela per l'ennesima volta un maestro geniale perché dà una spiegazione davvero meravigliosa. Verso 106. Ed egli a me: tu immagini ancora d'essere di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora. Cioè, la prima cosa che fa è analizzare l'ipotesi di Dante, no? Come bisognerebbe fare quando uno insegna, cioè capire da dove nasce l'errore dello studente. Gli dice: tu stai ancora immaginando che sei dall'altra parte del centro dove io mi afferrai al pelo di Lucifero, nominato attraverso questa perifrasi il vermo reo che fora il mondo, con una immagine a mio avviso molto bella, secondo cui la sfera della terra sarebbe un frutto, una mela o una pesca, e Lucifero il vermo, il verme che la rovina, no? Che la guasta dentro. Allora ha detto: tu ti stai confondendo, dice Virgilio a Dante, credendo che sei ancora nell'emisfero nord, che non hai ancora sorpassato il centro dell'universo. Che secondo chiaramente la visione tolemaica, il centro della Terra, dove appunto è ficcato Lucifero. E aggiunge al verso 109: di là fosti cotanto quanti io scesi, cioè tu sei stato da quell'altra parte, nell'emisfero nord, finché io stavo scendendo. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi. Cioè, quando io feci con un'angoscia ansimante questo capovolgimento, vi ricordate quando Dante ci ha detto che Virgilio mette la testa dove prima aveva le gambe? In quel momento tu passasti il punto, cioè attraversasti quel punto al quale, cioè, sono attratti tutti i pesi, tutti i gravi, cioè il centro di gravità. Qui è molto commovente che Virgilio parli di questo capovolgimento a Dante in seconda persona. Tu passasti il punto, perché in rigore Virgilio è destinato a essere sempre nell'inferno. L'emisfero sud, dove sono destinati ora, in realtà appartiene solo a Dante. Virgilio svolge in quel viaggio in purgatorio una sua funzione per poi tornare nell'inferno. Quindi Virgilio focalizza sempre sul punto di vista del discepolo, perché il viaggio lo stanno facendo entrambi per il bene di lui e dell'umanità, non di Virgilio, che non può cambiare il suo destino, vero? Allora, al verso 112 continua Virgilio: e se or sotto l'emisfero giunto, che contrapposto a quel che la gran secca coverchia e sotto il cui colmo consunto fu l'uomo che nacque e visse senza pecca. Allora, ora sei arrivato sotto l'emisfero celeste che si contrappone all'emisfero nord, cioè che copre l'emisfero celeste la gran secca, cioè le terre emerse sull'acqua, no? Ricordiamo sempre, l'avete probabilmente visto in tanti schemi grafici del mondo, dell'universo secondo Dante,
Dante concepisce l'emisfero nord come l'unico popolato, l'unico avente terre emerse, mentre l'emisfero sud, cui si riferisce spesso con l'epiteto l'emisfero delle acque, è un emisfero senza terre emerse, tranne che per la montagna del Purgatorio, quest'isola eccezionale che è appunto, come vedremo l'anno prossimo, agli antipodi di Gerusalemme. Ma tutto questo schema, insomma, che di solito c'è nelle edizioni moderne, a volte precede l'inferno, a volte è alla fine, insomma, ha come fonte questa spiegazione di Virgilio che stiamo leggendo ora. È solo qua che veniamo a sapere dove è l'inferno, di preciso, dove è il purgatorio, e non solo, ma anche perché il purgatorio è dov'è. Va bene? Allora gli dice: tu sei arrivato all'emisfero sud, cioè all'emisfero celeste che si contrappone a quello che copre le terre emerse dell'emisfero nord, sotto il cui colmo, sotto la cui parte centrale, fu consunto, fu ammazzato Cristo, cioè l'uomo che nacque e visse senza peccato, quindi Gerusalemme, dove morì appunto Cristo. Quindi gli sta dicendo: sei arrivato all'emisfero sud che si oppone all'emisfero nord, che qui viene caratterizzato come, diciamo, lo scenario del grande crimine, dell'uccisione di Cristo. Quindi simbolicamente che sta dicendo, Virgilio? Ti sei allontanato dall'emisfero nord, che è l'emisfero del male, perché è quello popolato dai vivi, dove fu ucciso Cristo, e sei nell'emisfero opposto a quello. Va bene? E aggiunge al verso 116: tu hai i piedi in suppiccio la spera che l'altra faccia fa della giudecca. Cioè tu hai i piedi, stai calpestando la sfera opposta, cioè come un disco, diciamo, in realtà, la cui faccia opposta è la giudecca. Ecco che vediamo qui il nome proprio, preso chiaramente da Giuda Scariotta, di questa quarta zona dell'inferno, che ospita, secondo l'ipotesi critica, perché Dante non lo dice esplicitamente da nessuna parte, i traditori dei benefattori. Bene? Quindi, fin qua Virgilio che ha fatto? Ha cercato di dare a Dante l'informazione di cui ha bisogno per capire che cosa è successo. Non sei più nell'emisfero nord. Quando io mi capovolsi, abbiamo superato il centro di gravità e da quel momento ci troviamo nell'emisfero sud. E ora passa a rispondere puntualmente le tre domande di Dante. Verso 118. Qui è da man quando di là è sera. Cioè, non è che il sole, come ha pensato Dante, ha fatto velocemente il tragitto dalla sera all'alba. Qui, nell'emisfero sud, agli antipodi di Gerusalemme, è mattina quando lì è sera. E questi, Lucifero, che ne fe scala col pelo, che ci fece scala con il suo pelo per scendere prima e per salire dopo fin qua, fitto è ancora siccome prima era, cioè è ancora ficcato nella stessa posizione in cui era prima, solo che tu adesso hai cambiato punto di vista, perché tu ti sei capovolto. Lui è sempre ficcato in questa posizione. Va bene? Si capisce, no? Io di solito nelle lezioni normali uso la lavagna per spiegare questo perché è complicato, però se Dante e Virgilio ce l'hanno fatta senza lavagna, cerchiamo di riuscirci anche noi. Sta dicendo, tu lo vedi capovolto quando in realtà sei tu che ti sei capovolto, perciò lo vedi, insomma, con la testa in giù. No, oh. Qualche domanda? Forse c'è qualche microfono aperto, aspettate che lo. Io ho chiuso qualcuno, sai. Grazie.
Grazie Alice. Allora, si capisce questo, no? Si capisce cosa è successo. Dante ha sorpassato il centro di gravità, perciò arrivando nell'emisfero sud e mattina, mentre era sera nell'emisfero nord, lui aveva domandato: vela ghiaccia, vela ghiaccia non c'è più, adesso tu sei nella sfera che si oppone alla ghiaccia. E poi ha detto che Lucifero non ha affatto cambiato posizione, che è lui che adesso lo vede capovolto perché ha cambiato punto di vista. Va bene? E adesso al verso 121 Virgilio inizia una storia cosmogonica veramente splendida che spiega perché le terre sono come sono. Ne vede la causa appunto nella caduta di Lucifero. Verso 121. Da questa parte cadde giù dal cielo. Allora, da questa parte, cioè dall'emisfero sud, Lucifero cadde dal cielo e finì ficcato nel mezzo della terra. Questo è molto importante, perché capiamo che Dio, cioè fin qua che Dante veda le gambe di Lucifero in su e in giù, è parte, diciamo, del suo punto di vista relativo di uomo che ha cambiato emisfero. Va bene? Ma Dio, che è anteriore ed esterno alla creazione, è nel sud, cioè l'empireo dal quale cadde Lucifero, che è chiaramente l'empireo, come vedremo tra 2 anni, non ha un luogo, cioè non ha né spazio né tempo. Però è indicativo che qui Virgilio dica: da questa parte lui cadde dal cielo. Chiaramente cadde cacciato in testa in giù e così rimase ficcato nel mezzo della terra. Ma il fatto che Dante l'abbia visto in piedi con la testa in alto, e cioè in una posizione coincidente quella sua come uomo individuale che sta facendo il percorso infernale, ma anche quella sua di simbolo dell'umanità, che secondo Dante è tutta nell'emisfero nord e quindi è tutta in piedi come Lucifero. Ma quello che sta dicendo qui Virgilio, se lo leggiamo con attenzione, è che il mondo vive letteralmente capovolto rispetto alla volontà divina. Perché, come sapremo nel Purgatorio, Eva e Adamo, cioè i primi umani, erano stati messi da Dio nell'emisfero sud, nella cima della montagna del Purgatorio, dove Dante identifica appunto l'Eden, in piedi nell'emisfero sud, guardando verso Dio. Va bene? Dante giudica il suo mondo come un mondo capovolto, che ha i piedi verso Dio, anziché il viso, la testa. Va bene? Allora, continuiamo. Verso 122. Virgilio ha appena detto che Lucifero cadde da quella parte e rimase ficcato nel centro della terra. E la terra, che Priadi quasi sporse, per paura di lui fe del mar velo e venne all'emisfero nostro. Enorme spiegazione, stupenda, no? Perché vedete come Virgilio spazia dalle domande singole di Dante di quel momento alla storia dell'universo, di come si formò, no? Allora dice: la terra che prima della caduta di Lucifero si sporgeva di qua, quindi c'erano terre emerse anche nell'emisfero sud,
Per paura di lui, questa terra fece velo del mare, si nascose, vedendo cadere Lucifero, le terre si nascosero sotto il mare e spinsero ad uscire nell'emisfero nostro, dice Virgilio. Quindi, secondo questa cosmovisione, il fatto che solo la terra, solo, diciamo, le terre abitate, le terre del mondo siano nell'emisfero nord e non ci siano terre nell'emisfero sud, tranne che per l'eccezionale montagna del Purgatorio, come ora vedremo, è parte di questo, diciamo, di questa frattura che mise il male nel mondo. Prima la terra era armonicamente distribuita lungo tutta la sfera, diciamo la superficie della sfera terrestre. E al verso 124 aggiunge Virgilio: e forse per fuggir lui lasciò qui loco vuoto quella che appar di qua e su ricorse. Allora, forse anche questo abisso dell'inferno, per fuggire da lui lasciò un luogo vuoto, quella che appare di qua e ricorse lassù. E quindi quello che sta dicendo è che la montagna del Purgatorio, forse, dice Virgilio, perché ormai parlando del Purgatorio le informazioni lo eccedono, come eccede ogni fatto trascendente, dice forse la stessa terra che prima era in quello che ora è l'abisso dell'inferno, è quella che formò agli antipodi la montagna del Purgatorio. Va bene? Qui sono finite le parole di Virgilio e gli ultimi versi del canto narrano invece la salita di Dante e Virgilio finché non sono di nuovo fuori dall'interno della terra. Al verso 127 riprende il Dante poeta. Luogo è laggiù da Belzebù, remoto tanto quanto la tomba si distende, che non per vista ma per suono è noto d'un ruscelletto, che qui vi discende per la buca di un sasso, che li ha roso col corso che li avvolge e poco pende. Allora, c'è un luogo laggiù che è tanto distante da Belzebù, da questa caverna, si distende così tanto che non è visibile, ma si capisce che arriva a causa del suono di un ruscelletto che scende lì attraverso la buca di una pietra che egli stesso, il ruscelletto, ha roso con il suo corso un po', insomma, curvo, diciamo, non è curva la parola che sto cercando, non mi viene, e poco pende. E quindi inizia con la descrizione di questo suono di acqua, che è la prima forse buona notizia che abbiamo, perché questa parola ruscelletto, chiaramente, dopo tanto buio, tanto male, tanta angoscia, è il primo segno che ci stiamo allontanando dall'inferno. Dante sente il rumore di un ruscello e questo lo guida, no? Insieme a Virgilio verso l'alto. Quindi qui c'è un corridoio al verso 133. Lo duca e io per quel cammino ascoso entrammo a ritornar nel chiaro mondo, cioè Virgilio e io, attraverso quel cammino nascosto nella pietra, ci immettemmo per tornare nel chiaro mondo. Ecco la seconda parola, chiaro, che si aggiunge a ruscelletto, annunciando la luce che manca fin da quando Dante e Virgilio sono entrati nell'inferno. Verso 135, e senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta in ciel per un pertugio tondo,
Allora, questo verso 135 è quello a cui mi riferivo prima quando dicevo che sembra significativo il fatto che Dante abbia riposato il corpo lasso quando era nella selva, che sia stato più volte avvertito da Virgilio che il riposo era precoce, che non poteva stare seduto, e adesso invece, quando Dante ha già fatto il suo percorso di contrizione, tremenda come è stato appunto il viaggio nell'inferno, sa già che non bisogna riposare, quindi senza prenderci nessun riposo, continuammo a salire, lui primo e io secondo. Questo è molto importante. L'ordine in cui Dante e Virgilio hanno cominciato il loro percorso nella selva, prima Virgilio e poi Dante, si mantiene anche fuori dall'inferno. Cioè, non è un ordine gerarchico che si basa solo sul fatto che Virgilio conosce già la strada, perché qua Virgilio non conosce la strada. Questo non l'ha fatto nessuno prima di Dante e Virgilio. E ciò nonostante, lui continua ad essere guida di Dante. Va bene? Lui primo, io secondo, salimmo tanto, dice Dante al verso 137, che io cominciai a vedere alcune delle belle cose che porta in cielo attraverso un foro tondo. Quindi già chiaramente si sta vedendo qualche luce del cielo dove sta arrivando l'alba, no? Del cielo del sud. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, cioè attraverso quel foro uscimmo a rivedere le stelle. Vi ricordate che Dante, non appena era entrato nell'inferno, aveva sentito subito la nostalgia delle stelle, aveva parlato di quell'aria priva di stelle, vero? Come voi sapete, immagino le tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, finiscono con la parola stelle, il che è veramente una scelta stupenda da parte di Dante. Perché queste stelle sono qualcosa di molto profondo, che il cui significato impareremo in Purgatorio e Paradiso a capire meglio. Per ora accontentiamoci di sapere che le stelle danno sollievo, perché, diciamo, ricordano al pellegrino che aveva avuto questa terribile crisi all'inizio e che ha visto così da vicino il male, che esiste l'alto, che esiste la bellezza del cielo che ci chiama, come si dirà in purgatorio. E quindi l'inferno si chiude già con un elemento che sarà importantissimo nel purgatorio, che sono le stelle. E difatti noi aspetteremo le vacanze estive prima di cominciare a leggere il Purgatorio, ma se voi vedete, diciamo, il testo come circolava all'epoca di Dante, no, i manoscritti, in genere finiva all'inferno e dopo uno spazio abbastanza piccolo cominciava il primo del purgatorio, va bene? E quindi quando ci rivedremo, chissà se così o all'istituto, ricorderemo questi ultimi versi, perché sono molto legati appunto all'inizio del purgatorio. Allora, prima di rileggere, vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, non solo del regalo che mi avete fatto, ma anche della vostra fedele compagnia in quest'anno così difficile. Abbiamo superato il peggio, ci rivediamo già nel regno del bene, quindi buone feste, tanti auguri, buone vacanze e un 2021 importante perché il settimo centenario della morte di Dante, quindi spero che avremo modo di ritrovarci in moltissime occasioni celebrative.
Ma intanto speriamo che sia per il mondo un anno migliore. Grazie Claudia, grazie come sempre, sei un Grazie amore per noi. Grazie a Simona, voi. buon Grazie a anno a voi. tutti. Grazie mille, Speriamo a rivedere le stelle e arrivederci. Alla grazie mille. Grazie, vita. grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Bellissimo, Claudia, bellissimo. Grazie, grazie a voi. Grazie, Grazie tu sei il nostro Virgilio, grazie. sue. Oh no, questo è troppo. Grazie. No, no. Grazie. Vexilla regis prodeunt inferni verso di noi, però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisferio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, vedermi parve un tal edificio allotta. Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non gli era altra grotta. Già era, con paura il metto in metro, laddove l'ombre tutte eran coperte, trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra com'arco il volto appena inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, che al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe restarmi, ecco dite dicendo, ed ecco il loco che convien che di fortezza tardi. Mio divenne allor gelato e fioco, non dimandar, lettor, chi non lo scrivo, però che ogni parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Pensa oggi mai per te, sai fior di ingegno, quali io divenni, d'uno ed altro privo. L'imperador del doloroso regno, da mezzo il petto uscì a fuor della ghiaccia, e più con un gigante come convegno, che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggi mai quant'esser de quel tutto che a così fatta parte si confaccia. Se fu sì bel, com'egli è ora brutto, e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben de da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran maraviglia, quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia. L'altre eran due che si aggiugneano a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e si aggiugneano al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla. La sinistra a vedere era tal qual venion di là onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan due grandi ali, quanto si convenia tanto uccello. Vele di mar non vidio mai cotali. Non avean penne, ma di vististrello era lor modo, e quelle svolazzava sì che tre venti si movean da ello. Quindi cocito tutto s'agelava. Con sei occhi piangea, per tre menti gonciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della venne, tutta brulla. Quell'anima lassù che a maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri due che hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è bruto, vedi come si storce, non fa motto, e l'altro è Cassio, che par sì men bruto. Ma la notte risorge, oramai è da partire, che tutto avem veduto. Come a lui piacque, il collo gli avvinghiai, ed el prese di tempo e loco poste, e quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste, di vello in vello giù discese e poscia tra il folto pelo e le gelate croste. Quando noi fummo, laddove la coscia si volge appunto in sul grosso dell'anche, lo duca con fatica e con angoscia volse la testa ove gli avea le zanche e aggrappossi al pel com'om che sale, sì che in inferno credea tornar anche. Attienti ben che per cotali scale, disse il maestro, ansando com'om lasso, convienzi di partir da tanto male.
Poi uscì fuori per lo foro d'un sasso e pose me sull'orlo a sedere, appresso forse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero come io l'avea lasciato, e vidili le gambe in su tenere. E sì, io divenne allora travagliato, la gente grossi il pensi che non vede qual è quel punto che io avea passato. Levati su, disse il maestro in piede. La via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio la veravam, ma natural burella che avea mal sole di lume disagio. Prima che io dell'abisso mi divella, maestro mio, dissi io quando fui dritto, a trarmi d'erro un poco mi favella. Ov'è la ghiaccia? E questi com'è fitto sì sotto sopra? E come in sì poco ora da sera mane ha fatto il sol tragitto? Ed elli a me. Tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora. Di là fosti cotanto quanti io scesi. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi. E se or sotto l'emisfero giunto, è contrapposto a quel che la gran secca coverchia e sotto il cui colmo consunto fu l'uom che nacque e visse senza pecca. Tu hai i piedi in su picciola spera che l'altra faccia fa della dudetta. Qui è da man quando di là è sera, e questi che ne fe scala col pelo, fitto è ancora sì come prim'era. Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra che pria di qua si sporse, per paura di lui fe del mar velo, e venne all'emisfero nostro. E forse per fuggir lui lasciò qui loco vuoto, quella che appar di qua, e su ricorse. Luogo è laggiù, da Belzebù, remoto tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto, d'un ruscelletto che quivi discende per la buca di un sasso, che gli ha roso col corso che gli avvolge poco pende. Lo duca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo. E senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Molte grazie a voi, all'Istituto Italiano di Cultura, che ci ospita anche nell'etere. Tanti auguri. Grazie, Tanti auguri anche per grazie, lei. grazie. Grazie altrettanto, Claudia. Grazie Grazie a altrettanto. voi.